Ciao a tutti, oggi prepareremo il pollo con piselli, prosciutto e formaggio cotti a baroma. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 45 minuti. Gli ingredienti sono petti di pollo, piselli, scalogno, sale, burro, latte, prosciutto, sottilette, pepe e noce moscata. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo lo scalogno all'interno del boccale. Lo andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo, andiamo ad aggiungere il burro, andiamo a cuocere per 4 minuti, 100 gradi, velocità 1. Nel frattempo prendiamo i petti di pollo e li andremo a infarinare e a posizionare nel baroma. Adesso andremo a mettere il cestello all'interno del boccale. Andiamo a versare i nostri piselli. Distribuiamole omogeneamente, andiamo a mettere il sale, aggiungiamo il pepe, la noce moscata e adesso andiamo a irrorarli con il latte. Il latte scenderà all'interno del boccale. Dopodiché andremo a chiudere con il coperchio e andiamo a posizionare il varoma all'interno del quale abbiamo sistemato il nostro pollo che abbiamo infarinato, sia nel varoma che nel vassoio. Metterlo sopra, chiudiamo col coperchio del varoma e lo facciamo cuocere per 35 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Il nostro pollo è quasi cotto. Adesso andremo a posizionare sopra il pollo le fette di prosciutto. Le sottilette. E così anche per le altre fette, anche quelle all'interno nel varoma. Adesso andiamo a riposizionare il varoma sopra il nostro boccale, richiudiamo con il coperchio e proseguiamo la cottura per 1 minuto, temperatura varoma, velocità 1. Il nostro pollo è pronto. Andiamo a impiattare. Pollo con prosciutto, formaggio e piselli cotto al varoma. Grazie e alla prossima ricetta.